rianimare, ma sono comes into play effect. Quindi beh, venga a giocarle due volte, giocarle più volte al cimitero. Sì. Però di base sono tutte creature che hanno coerenza anche da sole. Carte che hanno coerenza anche da sole. Posso non rianimare niente con il mio Jutai, prendo 4 vite e counter il tuo mostro. Insomma, Ah, dicevo, sono sì. tutte carte che hanno. Strategie Sì, che diversificate. sono ottime con il cimitero, ma se non c'è il cimitero sono forti lo stesso. A Sì. parte Snap, insomma, alla fine può essere un bloccante. Verissimo quello che hai detto. Io quando giocavo un mazzo WRG con Punishing Fire, tanti si davano Surgical, Relic contro il mio mazzo e io potevo vincere le partite in altri modi, come ad esempio Jace, come può essere anche una creatura che attacca Esatto, semplicemente. quindi E perché non soffrivo tantissimo late. il late nel cimitero spesso ha come corollario il fatto di essere una merda totale, forte solo contro quello, quindi se veramente la strategia del mio avversario è passare dal cimitero è assolutamente fortissimo, se è quella Forte pure di sull'Eros. passare dal cimitero o una strategia limitrofa, beh, va valutato bene, ecco. Attiva Jace, pesca 1 e invece esce anche il muro. Forse ha aggiunto qualche. Non so ancora i numeri, I numeri sono una cosa che ancora non riesco a capacitarmi, però è. Ma magari gioca 70 carte. Chi lo sa, infatti. Noi parliamo tanto bene di Diava, ma lui gioca a 70. Partita lenta ma molto interessante, no? Molto Mi sembra. interessante per chi poi si sta avvicinando a V-Control o a Grixis Control. Queste partite secondo me vanno viste proprio perché ti vedi come può andare un match, le carte Sì. fanno la differenza. E Terminate. Terminate e Biava fa Snare. Molto forte anche questo Snare perché finché Biava riesce ad attaccare l'altro. Tra l'altro un attacco da volante. Tra l'altro il prossimo turno siamo morti sul bordo, se non facciamo niente, che abbiamo due coronati che possono attaccare con l'angelo. Biava gioca il muro che viene counterato dallo snare che aveva ripreso in mano con Tazigur tanto tanto tempo fa. Altro Restoration Angel che targetta, vediamo un po', lo Snapcaster. snapcaster. Beh, quella cosa che ho E il detto Disper. sul cimitero, rimango tutta sì, sei direi qualunque cosa contro il cimitero di Biava perché sta veramente facendo un vantaggio infinito passando dal cimitero. Però quello che dicevi era molto sensato, perché per dire Sì, in questi due turni. Relic uno la utilizza una volta e Sì. siamo pari. O lo tieni sempre. Leyline dovresti mettere però, insomma, No, non lo dovresti metterei. averla in mano iniziale, ma iniziale ok, ma poi non è così tanto forte. Lo vedo un po', ecco, ammucchia. Bravo, è una capacità del giocatore anche di ammucchiare. A volte ci sono alcuni che non concedono, passano dicendo speriamo che non attacchi. Specialmente in Svizzera, quando Sì? la gestione del tempo è una skill come tante altre, saper ammucchiare è importante. Non significa rage quittare, significa però dire bene, conosco il mio mazzo, vedo il board, non ne esco, non voglio far regalare all'avversario tutta la conoscenza, tipo, bene, se lui concede ora perché non ha questo e questo, però dopo 2 o 3 turni, quando sono veramente indietro, posso chiudere la partita e andare avanti. Anche perché in un torneo credo che sia rilevante in un torneo come dicevi te, le patte servono a poco perché se io patto due volte è come se avessi perso una volta e un pareggio quasi. Quindi è importante non pattare in modo gratuito. Cioè, Sì, è quasi una sconfitta il pareggio in Svizzera. non è una sconfitta, però è chiaramente. Posso vincere questo matchup? Sì, lo posso fare nelle prossime due? Forse. Andiamo a giocare, Sì. vediamo. Portare per le lunghe una partita persa mi avvicina alla patta, però magari poi perdo 1-0, quindi. Sì. Intanto rimetto così possiamo vedere le possibili sidate. I fulmini sembrano la carta che più vuole togliere il nostro Gary. Anche perché fulmine, sì, toglie Jace, però forse vuole tenerne altre. Non lo so. Io la carta che toglierei proprio perché ho visto che non mi sta soddisfacendo vedendo tutti questi match è proprio Kozilek. Io gli scarti, se ho dei Toxis, ok, ma sembrano molto forti all'inizio, ma a volte con Biava anche dal terzo turno non fanno niente. Intanto facciamo vedere
signor Massimo Spellanzon. Come va? Che è la nostra regia in genere, quindi non si vede la faccia, ma c'è sempre. Ma c'è sempre. L'unico rimasto secco di tutto il giochino di Magic. Esattamente, eh. Beh, bel complimento. Eh beh, anche che comunque non da un bel figurino, no? Sì, sì, certo. Mi copro bene. Mi copro bene. Bella partita. Ti è piaciuta? Ne ho viste tante oggi in questi giorni, devo dire che comunque giocano a Magic, tante spell, cioè, ovviamente è una partita lenta perché molti probabilmente non l'hanno apprezzata anche per questo, perché ormai abituati a questa sovrabbondanza di midrange, mazzi affini di Barn, magari piace di meno, però è una logica che è bella da vedere, cioè un po' più interessante da vedere, ci sì. Sono delle scelte, ci sono. Credo che quando un formato presenta soltanto una tipologia di mazzo c'è qualche problema. Adesso Modern, che è stato per veramente tanto tempo il formato che meno amavo, adesso sta presentando veramente tanta varietà, sì, c'è una certa tanti varietà. Mazzi, anche tante strategie all'interno della stessa combinazione di colori. Sì. Quindi bene. Bene, è divertente, sì, è vero, vario e lascia lo spazio all'invenzione, e è che penso sia la vetta di un formato. Di ogni formato. Beh, sì. Per dirne una, rispetto a Legacy, che comunque è un formato molto bello, molto completo, proprio in quest'ultimo grande torneo, che ricordiamo è stato di 300 giocatori, il Modern di sabato, insomma in finale ci è arrivato un certo Wagner che di fatto si è inventato o comunque ha modificato fortemente il mazzo col quale è arrivato in finale. Non è l'unico torneo in cui ci è riuscito. E... Pascal, sì. Pascal Wagner, che tra l'altro l'ho visto sorridere per la prima volta, pur avendo visto tipo 12 suoi tornei oggi, quindi ho cominciato a prendere confidenza con me, finalmente direi, perché sì, è un giocatore è un po' freddino, sì. Ma ho avuto modo di conoscerlo a giro per il mondo, è una persona, mi piace come persona, è positivo all'interno del torneo, sì. E poi ci porta quel pizzio di professionalità in più, ragazzi. Che ok. Stanno succedendo cose. Allora diciamo cosa ha detto il nostro Biava. Ha detto che andava un attimo in pausa e che ritorna quasi subito. Però essendo una persona che è molto competitiva, Biava, ma della competitività che piace anche a me, devo essere di parte, cioè che tu non puoi avere guadagni in modo losco, ci ha detto che andava in bagno in modo da non fargli arrivare nessuna informazione, quindi proprio pulitissimo nella serie. Gioco per vincere in ogni modo, ma ogni modo sportivo, quindi sì. Senza imbrogliare niente, grandissimo. Sì, 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 sì. Biava è proprio così, che non te la venderà mai facile la partita, ma allo stesso tempo tu sei per certo che Biava non infrange nessuna regola. Ecco, parliamo un attimo, adesso vorrei approfittare della visibilità per fare una domanda alla comunità. Ma il pie shuffling a cosa serve? Questa è una bella domanda, È una bella domanda il pile shuffling, perché... Cioè, allora, io conto, io faccio pile shuffling di solito una volta, nei due, tre, intanto turni, io quattro. Dico, per i 116 giocatori ci sarà qualcuno che non sa cos'è il pile shuffling. È quando il giocatore mescola il mazzo facendo diverse pile. Quindi... Bellissima! è caduta una birra. Sì. No, il pile shuffling è, cioè, diciamo che fare solo il pile shuffling dal punto di vista di regolamento non è mischiare. Sì. Quindi no. Io faccio pile shuffling per contare le carte e ci può stare, però poi lo faccio a 7, lo faccio a 6, cioè le ho già contate. Sì, sì. Ci sono tanti che pensano che in quel modo il mazzo gli funziona e in un altro no. Io per esempio, per come sono fatto, anche io ho la mia paranoia, se faccio pie shuffling il mazzo non funziona. Quindi io non lo faccio mai per quello. Ma le conti le carte almeno? No. Ah, beh. Manco te le conto morto. Io, se ci incontriamo. Infatti, te le conto subito. Almeno se, a me è capitato anche delle volte dove mi sono accorto dopo, cioè io ho preso una cifra infinita di game loss proprio per lista, e tu dici, ma avrai imparato la lezione facendo pie shuffling? No. Ma va, perché porta sfortuna, faccio pie shuffling. Una volta un judge mi aveva fatto morire da ridere perché c'era Angelo che lo stava facendo, anche lui c'ha la sua paranoia. E Angelo fa tipo due pile di pie shuffling e poi tira il dado e poi può continuare il pie shuffling, tipo una cosa del genere proprio. E un judge gli fa, ma cosa serve il pie shuffling? E lui, non mi ricordo che risposta gli ha dato,
ha rischiato anche qualcosa, perché tipo, se uno dice, ah no, la cosa che mi ha fatto Angela era un'altra, era, tu mentre stai cercando una fetch, vedi che ne so, tre carte uguali, e le metti divise, è una cosa che fanno in tantissimi, e Sì. se il judge ti dice, perché lo fai, tu non puoi dire, così non ne pesco tutte e tre insieme, perché stai trassando, devi dire, lo faccio, boh, a caso, non devi dare giusto, Beh, ni. non stai propriamente trassando, però insomma, se gli dici che stai facendo? No, niente, mi sistemo le carte Mi per sistema. pescare forte. Sì, No, non va no. bene. Però dici, erano attaccate, le ho divise, adesso mischio, non ti preoccupare. È una cosa mia, non è Voi insomma. già tante cose le lasciate anche un po' correre quando poi uno fa, tipo, io posso mettermi, che ne so, tre snapcaster divisi e dopo però sciaffrare 7 volte e già nessuno ti dirà mai niente. Sì, certo. Magari si accende qualche spia se vedo che sistemi ogni 16 carte, metti uno snapcaster e poi Sì. tipo dai una scozzata. C'è anche insomma, rimanere vivi a un torneo richiede anche una dose di buonsenso. Sì, Se sì, sì. te dai l'impressione di starti che ti stai sistemando le carte, qualcuno si arrabbierà un po'. Avevano scoperto un giocatore spagnolo che trassava perché aveva fatto fetch e doveva prendere ad esempio un mare sotterraneo, l'aveva visto subito e aveva prima cercato in tutto il mazzo con me per vedere com'era l'ordine e poi mescolando il mazzo si sono accorti che lui cercava di mettere le carte che voleva nel punto dove l'altro alzava. Era un prestigiatore, perché quello è un livello altissimo. E infatti, secondo molti, se tu stai cercando, che ne so, un'isola, è la prima che trovi, in teoria dovresti metterla e sciaflare. Poi può starci che stai cercando, che ne so, la taiga, che è uno per della prima carta del mazzo. E lì l'avevano scoperto da quel dettaglio per un video fatto molto bene. Ovviamente noi non diciamo il nome per i giocatori a casa, era un giocatore spagnolo fortissimo, che non mi ricordo neanche più il nome, nel dubbio, quindi Quindi. risolto il dubbio. Voi già avete davvero un bel mestiere dal punto di vista di affrontare i trassoni, perché alcuni sono davvero preparati. Più voi Sì. già vi preparate, più loro si preparano. Assolutamente sì, io amo fare l'arbitro, mi piace Sì. tantissimo. È una sfida, che voi avete con queste persone. Sì, una sfida. Non è. Io personalmente non la vivo tanto come sfida quanto come impegno. Cioè, non è che sono alla caccia dei trassoni come indole, ma sono in difesa di quelli che giocano per divertirsi. Intanto sta mullicando il giocatore. Bella frase, guarda. Incominciamo adesso col match, però bella come frase, perché è vero, io posso essere un giocatore che vado a un torneo per divertirmi, ovvio, devo 5. mescolare il mazzo all'altro, però il trassone deve esserci anche un judge, anzi, è una garanzia il judge in un Sì, torneo. assolutamente, assolutamente. Siamo lì solo per garantire un buon ambiente. Guarda, avevo visto un video intanto online che diceva, Magic è un gioco talmente complicato, complesso, che è necessaria la figura di un judge per farlo funzionare. Ed è vero, sono pochi giochi così. Beh, intanto è partito con aure di secondo e un muro contro l'aure. Il mulligan è stato significativo. Sì, però ha un'ottima mano. È un mazzo che Anche mulliga bene comunque il Grixis, perché. l'Augur ti aiuta nelle. No, non c'è verso, ti aiuta nel mulligan. Come tutte le carte che ti fanno poi cercare, sistemare la mano in qualche modo. Io mi ricordo nel penultimo standard, quando c'era ancora Teros, io incontro il Misile Sibille in bianco-blu, in nero-blu. Sì. E Cosa fa Sibilla, scusa? fa tipo l'augure un po' peggio, fa scry, scry 2. È una scelta, un'idea buona, una scelta pessima. Non feci niente a quel torneo. Però l'idea di una carta di un drop a 2 che ti aiuta a tenere con due terre, che ti aiuta, zero. Zero. Ha fatto zero. Poi botta. È andata proprio male sto giro, eh. Sì. Non è una grandissima carta, comunque. Non mi piace. Mi sa che nessuno la metterà più nel No, mazzo. non mi piace per. Perché è casuale. Troppo, sì. Ma pure bonus. La forza di È Into casuale. Turach è che bene, io di secondo ti tolgo tutte le terre che hai. Sì. O gli spell forti. Quello è. Beh, ti posso togliere gli spell forti, però se becco le terre ti continuo a lasciare. Sì. Non è proprio il Beh, già è mio. meglio quella che scarti due. Scegliendo che il giocatore Wrench sceglie. Mind. Sì, Wrench Mind. già è meglio. Per assurdo. Beh, magari non ti vuoi committare di doppio nero Sì, di secondo. certo, però non è Magari una terra arrivato. nero-blu, una terra rosso-blu e. No, questo è Io vero. penso che Gary, dopo questo game,
togliere quella carta dal mazzo, perché quando soffri così tanto durante un match la odi. Io avevo perso una partita per un Horizon Canopy, Beh, però non l'ho più non giocata. vedo che carte hai in mano. Però, insomma, per aver malgato, non ha saltato un land drop. È assolutamente in partita. Guarda, ti faccio una domanda, ma dici che Biava adesso, vedi che ora sta giocando proprio da controllo, dici che sta facendo così perché Gary ha malligato oppure è perché ha una mano che lo spinge a giocare in questo modo? Non lo so, per come conosco Biava, non si mette a cercare race dove non ci sono. Se ha la race, se la può fare, la fa, o se la deve rischiare, tipo ti faccio uno scarto, io ho solo uno snapcaster in mano, beh, lo metto. Intanto provo a fare race con questo. Non lo vedo uno che prende un'iniziativa per arrassare l'avversario da subito, però insomma già adesso fai vedere che hai un mana open per un Gli ha fatto eventuale risp. Terminate su muro. Guarda, Biava alla classe. Ha tirato Restoration al quinto turno e ha infatti un mana open per musica c'è per Snare. Eppure non lo gioca. Ma l'idea è questa, ho veramente bisogno di counterare per una carta in più. Ho le carte in mano, ho una race volante di 3. E poi Race Volante da 3 con l'altro che è sotto un multiplo di 3. Quindi è ancora più forte quel Restoration. Che non va sotto Kolaghan, non va sotto Fulmine, va sotto solo Terminate E io ho la risposta in e in mano. più ho la risposta in mano. Quindi quel Restoration può essere davvero il piano semplice ma efficace che Biava vuole. Tira Serum Vision, non ho visto cosa, quante carte ha lasciato in cima. E Mi sembra una top bot, 1-1. attacca. 19. Fine turno. Ah, ok. È forte sto mazzo, eh. È forte. Ne hanno fatto un mio amico, quello che ha fatto top 8 con Ujutai, Sì. gli ha detto, beh, gioca troppi drop a 4. E in effetti ne gioca tanti. Non so se siano veramente troppi, o se comunque la quantità di terre, gli spell a 2 che ti fanno pescare, giustificano e rendono solido. Sì. Fino Beh, ad ora sembrerebbe di sì, per la chi. curva è salta andata bene. bene. Pesca, cioè per esempio con l'Utai ha un effetto dove adesso pesca ancora due. Vabbè, adesso lo stiamo vedendo contro un mazzo controllo in cui la curva è relativa perché hai più tempo. Bisognerebbe vederlo Sì, contro un contro Barno, il contro un mazzo. Affo. È appena successo che ha fatto l'avversario ha fatto Snapcaster, lui ha fatto il flashback, fa entrare Snapcaster, ma ha counterato il Terminate. Pescato E ha due, pescato due praticamente. Perché perché adesso l'avversario è manaut. sì, quindi ha mandato l'altro in mana out, quindi se adesso ha una Sphinx fa disastri, aveva due carte in più per poter vedere Sphinx e oltre a questo ha mantenuto la sua race di Restoration che è pesante. Beh, insomma, è sempre un 3-4 volante. Cioè, non è che sia proprio E pesca. il migliore degli inquilini. Che mazzo forte, ragazzi. Il mazzo di Biava mi sta piacendo particolarmente. In questo tipo di matchup dà proprio il meglio. Anche contro Junk abbiamo visto come può veramente. Cioè, ha le carte forti del blu-bianco, proprio tutte. Prima giocavano le liste con Kitchen Finks, Restoration Angel per fare qualche vantaggino. Mi ricordo una lista che è stata anche forte, giocata anche da Santo Padre con ottimi risultati quando si giocavano le Blade, Esatto, il di Blaze Blazer. 1-1 Blade Spacer per Sì, mettere che prima. mettevano i 3-3, ma io Sì. penso che quella di Biava faccia molto più vantaggio. Carte. Credo anch'io. Cioè adesso con un Utai ha fatto pesco 2 e metto un 0-4. Cioè, 3 carte, con un, anche se costo 4, eh. Cioè invece di fare una sete di conoscenza è più forte. In più è molto evasivo come mazzo, perché attacca quasi tutto volante. Infatti le uniche creature che non volano di questo mazzo sono gli Snapcaster e il Jace che vabbè è un 0-2 non.
non lo considererei come creatura attaccante. Mi chiedono dove siamo in streaming. Ah, il link per l'amorosa. Certo. Allora è su www.twitch.tv mtg qua, slash scusa mtg quality e lì mtg quality, bravissimo. Basta? Sì, facile, facile. Guarda, vuoi ridere per una scena divertente che ci è capitata in questi giorni? Stava giocando il nostro Bubu e lo contattò una ragazza per dirgli cosa stai facendo, e lui voleva fare, dire sono in diretta, e questa ragazza non ci credeva, fa no ma dai dimmi, no sono in diretta davvero, eh. Allora gli ho dato il link e ci è crashata la connessione totalmente. Beh, mai una gioia, mai una gioia. Adesso ho detto così crasha anche ancora, eh. Spiga. Beh, però è la mia ragazza. Sì, sì. Quindi ci crede, dice. Sì, lei. Dai, sì. Intanto saluta appena è in diretta. Altro Jace. E l'attacco di Restoration arriverà sicuramente e inesorabilmente. 6. Certo, i muri comunque sono interessanti, pure in matchup in cui trovi il mazzo aggro spinto e... Cioè, ma perché sono interessanti su più versanti, sono sinergie. In un aggro spinto fermano l'avversario. Sì. Contro un control pescano, sì. Non è che pescano, ti danno la possibilità di trasformare Jutai Command in pesco 2. Sì. Sì. Bene, è al cimitero il mio muro perché ho bloccato qualcosa a caso. È diventato un pesco 2 perché non ho bisogno di 4 vite, non ho bisogno di contenerti una creatura. Bisogna avere carte, di fare vantaggio carte, con un Jutai e quello nel cimitero, ne rimetto uno, pesco. Un Jutai infatti è molto sinergico con quasi tutte le creature del, sì. Con Snap, con Jace, con Muro. Veramente forte. Pure con... tra l'altro... C'è anche una sinergia in, in questo momento, con la Landa. Vediamo se hai capito quale Landa parlo. C'è una Landa che è fortissima con Jace. Ah, beh, sì, era... non mi ricordo il nome. Mm? Anche Oboro mi sembra. Oboro, sì. Dovrebbe essere, non mi ricordo bene perché c'è un Oboro e c'è l'altra. Che una stappa le creature leggendarie. Quindi tu fai tappo, risposta, stappo, ripesco, fai doppio pesco, scarto, giusto? Mica male. E metti due Jace, no. No, metti sempre il solo. Sempre uno, però è molto forte perché a volte tu fai tappo Jace, l'altro ti fa fulmine, tu puoi ristappare, ripescare, sì. Insomma, fortissimo. Oh, Biava che chiude protetto. Stretta di mano. E Biava che va in top 4. Bella, bella partita. Una davvero. Bellissima partita. Dici che più la prima? Sì, questa prima. Il Mulligan si è fatto sentire. Sì. Anche se era uscito bene dal Mulligan, era stato abbastanza fortunato nel pescare bene, nel trovare bene di aure. Però sì, forse si è fatto sentire il Mulligan e poi ha messo meno pressione. Cioè, è stato un po' in senso unico. Sì. Dai, vuoi salutare la ragazza? Se è entrata, se è riuscita, dici? Non credo. Vedrò, aspetta. Gli diamo poca fiducia. No, perché ora vado, okay. Dopo. Se aspettiamo 5 minuti la ragazza, probabilmente sarà domani. Allora, dai, ti lascio con Massimo. Io vado a chiedere agli altri ragazzi come sono messi nella top 4. E grazie per aver streamato con me questo match, Saverio. Tanto ci sempre sentiamo sempre. Un piacere, mi trovo sempre veramente bene. È un modo, vi faccio pubblicità. Questo dello streaming è dovuto alle nuove tecnologie, senz'altro, quindi non è che ci siamo inventati niente, abbiamo seguito un po' un filone, però porta veramente magic a essere un gioco visibile, fruibile. Sto a casa, guardo una partita, crea la comunità, è fantastico, figo. Infatti. Sì, 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 assolutamente. Grazie, siamo arrivati a 150 utenti con il nostro Saverone, il record di questo weekend che abbiamo combattuto. Non mi pagano, quindi abbiamo combattuto con la linea quando ci regge riusciamo a dare un bel servizio, dai. Grazie amici, vi lascio a Massimo e a Saverio intanto, e mi porto un panino. Allora, beh... Aspetta, alza per favore. Ok. Che dire,
bel match. Allora, intanto chissà chi altro è arrivato in top. Anzi, magari potremmo fare una cosa. Potremmo chiedere... Vado a vedere la top e come funziona. Aspetta, mandiamo Bubu, aspetta. Mandiamo Bubu che pure aspetta. Sento un attimo lui. Qualcosina ai nostri utenti. Eccolo. Come vi siamo live partita? Ancora. Sì, sì. L'ho vista da vicino questa partita. Bella. Mentre cenavo. Biava è un fire in realtà. Il mazzo è un cannone. Beh, se gli altri non fanno nulla. La... ti avvantaggia molto. La seconda. La seconda sì. Ma legato a 5. Non è, come dicevo, ha pescato benino. Sembrava che potesse stare in partita. Poi in effetti è stato un po' indietro. Ryzen 4 ha beccato 2 terre. 7, sì. 2 terre, vabbè. Aveva 3 terre in mano in realtà su 4, su 7 carte. No, non è la mia carta preferita. Non ti piace? No, perché. Beh, per tanti motivi. Uno è quello che potete beccare 2 terre. Uno è quello che. Deve seguire una certa strategia di mana. Spesso magari non voglio prendere troppi danni, voglio andare nero. Delle volte vorrei andare nero blu e riprendere nero blu. Ho bisogno della terra rossa. È una buona carta. No, quello, però non, quello poco ma sicuro. Io l'ho giocato in un'occasione sola. L'ho giocato a Lovino Geddon. Ho giocato Grixis Control con i Jace. In realtà lui ha preferito gli auguri. Perché voleva. Ha spiegato ora, ragazzi. Nel matchup contro Jund, dove denti, vuole bloccare meglio, denti. E nei matchup controllosi voleva fare della pressione. Infatti ha detto: se adesso non avessi avuto muro, avrei fatto dei danni. Questo è il motivo per cui lui giocava Augure invece che Jace. Come paro level, non credo che ci sia. Ma senti, il fatto è questo: io potrei pensare di giocare Augure con dei Restoration al posto dei muri di Biava. Cioè penso che questo discorso sul fatto che avrei fatto dei danni se lo potesse fare un bianco-blu controllo con quello di Biava, con Restoration, con Ojutai Command. Certo. Un Grixis che c'è già fulmine, Colgan, Snapcaster. Però sì, preferirei avere... È chiaro che magari ti fa vincere, ti fa veramente strappare delle partite contro un mono rosso, contro un fa mazzo... Fa dei blocchi fighi. Fa dei bei blocchi. Però lo penso in un'ottica di bianco-blu control. Tolgo i muri, metto quello. Ci può stare. Che mi dà qualunque qualità, mi fa comunque pescare una carta. Comunque però, anche il nostro Riccardo ci ha detto che il matchup era un 70-30 per lui. Sta abbastanza avanti. Ma perché proprio la struttura del mazzo ti porta ad avere un vantaggio carte che ha che Grixis non può avere. Specialmente senza Jace, dove non puoi nemmeno rischiare un pochino, no? Fare un pesco scarto e poi rigiare con gli Snapcaster. Che poi è benzina pura anche per i Tazigur, quindi ecco, non so la scelta di giocare di 1-3. No, in realtà l'hanno portato fino in top 8, quindi voglio dire, scarsi non sono. Non sono scarsi, io li ho giocati, come ho detto prima, ho giocato anche le Sibille. Amo quel tipo di carte. Certo. Amo il drop a 2 che ti può dare qualità nella mano. Quindi una carta che non è parte della tua strategia di vincere, ma della tua strategia di costruire la strategia, certo. Cioè ti dà. Sono dei cantrip che con le gambe, insomma. Esatto. Come ne parlavamo anche oggi pomeriggio, in realtà se ci fosse il meno del 50% di Jace di prendere la spell giusta o la terra per non farti perdere l'end drop, è meglio Bolas, come ci ha detto il ragazzo. Quindi lui preferisce prendersi la spell giusta. Se invece Jace facesse più del 50% delle volte quello che vuoi, si giocherebbe Jace. Questa è un'altra delle soluzioni che ha dato il ragazzo sulla scelta della carta. Tipo, fa danno, cosa che Jace non fa. Ha un body migliore. Come body non fa i blocchi gratis che può fare Jace smorfando. Scusa, trasformando. Però non. Abbiamo aggiornamenti. Dica. La top 8 è finita. Anche l'ultimo match. Tra l'altro Canfarotta, che sì, è questo ragazzo che Junk. Sta completamente on fire, pure lui, perché ha fatto top anche all'ultimo... A quello di sabato. Ha rivinto.
quindi probabilmente, se non sbaglio, incontra proprio lui e Biava, se non ho capito male, e adesso stavano decidendo come gestire, insomma, se volevano chi sono gli altri due? Gli altri due dovrebbe esserci un Grixis, un altro Grixis e l'altro Doldi, mazzo. Sai se è Doldi? Non lo so, sinceramente, non credo. L'altro mazzo però ancora non so. Adesso comunque ho chiesto la cortesia ai giudici di portarci le liste della top, okay, quindi mo ce le vediamo un attimo, ce le studiamo. E magari voi, se potete, intrattenete ancora un pochettino i nostri amici a casa. Io vado a prendere i giocatori liste, per la prossima. I giocatori, bravo. Sempre Biava? Può fare. Non so. Biava contro Junk. Magari annoiamo un pochettino. Guardiamo l'altro. Perché no? Che va bene. Ce lo arriviamo al finale. Intanto volevo dire, se sono qui è perché ho fatto schifo al Pauper. Cosa giocavi? Mono nero mazzo vero. Mono nero mazzo vero. Ce l'hai detto anche prima. Ho fatto proprio schifo. X2. 1-2. 1-2 drop. Sì. Stavo tristissimo. Contro cosa hai perso? Anche Blasi non è che è andato bene, il nostro eroe. Ho perso contro un nero blu molto controllo, quello che gioca le terre, prende vite, okay, e gioca poche creature e lo spera con un buyback che fa due danni a tutti, ok, Siphon Life, sì, ok, e ho perso contro Affinity. Forse il problema del Power, perché è un formato che amo e che i matchup delle volte tendono ad essere un po' chiusetti. Con mono nero non ne esci praticamente mai da Affinity, è bruttino. Scusate, non nessuno che sta facendo la pipì, sto solo versando dell'acqua. Ok. Comunque, Canfarotta, se ha vinto il suo match per 2-0, è tutto il giorno che vince 2-0. Non ha perso ancora un game. Ha fatto mazzo? Junk. Ha fatto 6-0, patta patta, vinta. Ha fatto 14-0 oggi. E ha fatto top 8 anche sabato al Modern. Non il peggiore dei mazzi. Questo poco, ma è sicuro. Non è Grixis con gli Hour of Bolas. Tra l'altro gioca tutte carte che Junk gioca. 2 Damnation Inside. Forse 3 Calice è l'unica carta che non ti aspetteresti di vedere in una Calice di, non saprei contro chi giocarlo, ma... Mono rosso, penso. L'unico matchup è mono rosso. Delver, va bene, ok, lo fai a 1. O mono rosso a 1. Aura a 1. Anche in realtà, se ti fanno già il pezzo e poi fanno solo quelli a 2, però è comunque una bella carta. Però mi sembra troppo specifica contro troppi pochi mazzi presenti nel formato. Bisognerà chiedere a lui, in realtà. Sì, però se è undefeated tutta oggi la vita. E 2 perse sabato, cioè ha fatto una persa dopo 8 perse. Quindi davvero on fire in questa settimana. In questi eventi Modern della terza edizione del Nebraska War, edizione 2015. No. Dal Lido di Camaiore, ragazzi. Oh, messaggi per me, attenzione. Su Jace ci fai un mazzo, su Augur no, ci dice Pit. Inoltre, nei mazzi control, fare land drop è molto più importante di anticipate su un aspetto. Sì, è praticamente quello che più o meno abbiamo detto noi, insomma, non volevamo proprio denigrare la scelta del ragazzo. No, è un bloccante che può uccidere, che può portarsi via il pezzo e ti può fare un danno, ti può mettere alcuni danni. Non è che sia proprio questo mazzo cricco di creature, Grixis. Puoi vincere anche veramente facendo qualche danno e poi snapcaster fulmine. Non è una scelta... Sì. No, non è canonica, di certo. Non è canonica. Non è inutile, certo, dall'altra parte per lo stesso costo hai qualcosa che ti può veramente ridare in mano, tra virgolette, ti può dare la possibilità di rigiocare un command, ti può dare di rigiocare un fulmine, di rigiocare un terminate. Non pensavo, l'ho giocata Jace, è una carta che fa vincere da sola delle partite, ma davvero da sola, incredibile, ribalta delle partite. Tanti giocatori tipo 2 dicono che Jace di secondo equivale un po' alla mistica di secondo del vecchio tipo 2 di Cowblade, più o meno. L'hanno parata con quella spell. Non così tanto forte, probabilmente. Forse. Però giocatori dicono così. Stavo leggendo se qualcuno chiede qualcosa sulla chat. Per ora, ragazzi, ci dite quanto siamo, perché qui non riesco ad aggiornare. Siamo anche un sacco di italiani, quindi forse per la semifinale potremmo iniziare a fare un pochettino di streaming in inglese, però... Bah!
So che tu lo sai anche bene, tra l'altro. Sì, beh, parlo Dai, inglese. cavi, dai, Sì, infatti. l'inglese di Magic lo so. Quando si esce da Magic, un po' meno. Vabbè, l'importante è conoscerlo per Magic e per rimorchiare. Ma per rimorchiare penso non serva, Dici, insomma, ah, no. Jesse. Sì, a gesti, Va bene, funziona. ok. Tra l'altro, tu non so se lo sai, ma ieri ci hanno consigliato solo per pubblico adulto. Ma Te veramente? lo No, giuro. non c'ero ieri. Non Infatti, no. so che sia. Ero a Trento. Beh, non c'è Trento, ho Magic. Città bellissima, però. Chiaro. Niente per Magic. No, niente Magic, Ah, niente. ok. Sono in ferie. Oggi da giocare sono assolutamente un uomo libero. Domani giochi? Fai il vintage? No. Ma torni No, o. forse passerò un salto, forse, ma sono. Beh, noi Un ti aspettiamo, ovviamente. bel fine settimana di relax. Madonna, quello che non è per noi in realtà, raga. Abbiamo delle borse sotto gli occhi infinite. Tre e mezza tutti i giorni. Poi la voce che se ne va, quello è un must. Però ci si diverte, dai. Ci si diverte poco perché Spellanzon fa quel cazzo che vuole. Sartini pure Beh, è, ma ragazzi, ormai incredibile. sono diventati titolari No, e beh, hai perfettamente ragione. chiaramente non fanno più niente, lasciano noi a lavorare con la sindrome di Tom Sawyer, tipo, ah, ma te stai, se vuoi posso darti la mela per poter imbiancare io il muro al Imbiancare, posto tuo. certo. Ma cosa ci aspettiamo nell'altra semifinale? Non lo so, Io io avrei voluto Zo, vedere no, ancora. Gianluca. Chi è Gianluca? Che gioca anche lui un bianco-blu controllo, E tatuaggi. leggermente, di sì, Ok. leggermente diverso. Gioca anche lui il Dragon Lord Jutai. Che bomber. Sì, Jace assolutamente. pure. Credo di sì. Non credo che gioca. È quello che diceva il mazzo di Biava. Secondo lui ha troppi drop a 4. Quindi i 6 command sono un po' Un tanti. ragazzo che comunque, insomma, Sa il fatto suo. sì, ha fatto anche lui top 8. Quindi. Certo. Penso siano due Forse stili diversi di stili giocatore. diversi, ma che sono entrambi buoni giocatori, sanno quello che fanno. Come ripeto anche Gary, che con la sua scelta degli Aghorn Bolas forse non è stata la scelta migliore, ma l'ha portato in Ha portato i suoi top 8. frutti, Sì. certo. Poi io sono un creatore di pet deck o giocatore di pet deck, a parte Hulk combo, come sapete, che testerò per il GP Bologna. Poche chance che io lo porti, eh. Però comunque bisogna Allora sempre ragazzi, dare una chance. Abbiamo le liste. grosse notizie, abbiamo le liste, abbiamo esattamente insomma, la composizione della top 8. Allora, vediamo un attimo. Perfetto. La top 8 era composta da questi 8 giocatori, vi dico la top 4 con i relativi mazzi, queste sono le liste, potete cominciare a dargli un'occhiata. Praticamente in top 4 arrivano Riccardo Biava, arriva Simone con UV contro, abbiamo appena visto, Simone Canfarotta che gioca Junk. Pejanovic, Tomo, Ma va, il Mono ragazzo che ha Rosso. giocato, che gioca Mono Rosso Shrek, Sì. e Rinaldi Luca, che gioca una lista di twin leggermente particolare. Quindi questa è la composizione della top 4. Noi Quindi niente seguiremo. Cudia. Peccato. Cudi è il ragazzo che dicevo che aveva l'idea sui drop a 4. Peccato. Sì. Comunque, ecco, seguiremo sicuramente la partita tra Rinaldi e Canfarotta, così da evitare di nuovo Biava, diciamo, non per altro, ma perché magari ce lo giochiamo poi in finale. Diciamo E con perché. questa gufata. No, perché mi spiegava, stavo parlando un pochettino del suo mazzo, mi diceva che contro Mono Rosso ha un ottimo matchup. Quindi abbiamo Canfarotta Rinaldi. Guarda, io darei un consiglio a Biava, ovviamente Non non glielo posso confesso. perché non posso dirgli delle carte che gioca perfettamente la lista di Pejanovic, però starei attento a questa Blood Moon di secondo con Scimmia rimossa. Forse è l'unico modo che Biava ha di Sì, morire sì, male sì. in questo matchup. Blood Moon di secondo è peraltro una cosa orribile. Senza neanche nobeliera, cioè di scimmia. Sì, no, è giusto che ci siano questi tipi di hate Magic. Mamma mia, Però stavo leggendo un po' sono la carta sempre più di favorevole Pejanovic. al gioco, al veder giocare, piuttosto che al choke che ti impedisce un mazzo di. Rinaldi cosa Chiude gioca? totalmente una Ah sì, strategia. Twin Twin. Lo gioca puro Ah, più in con una VR? Blood Moon di main. La Blood Moon è un po' la mia carta, ragazzi. E mi emoziono sempre quando la vedo. Che gioca contro No, è una Junk. bellissima carta, fa veramente tanto. Guarda, io scommetto una birra con Sartini che non è nemmeno qua. Però io scommetto che G1 lo vince Rinaldi grazie alla Mono Blood Moon. Tanto gioca contro Junk. Di terzo gliela appoggia. Beh, ci sono i decay.
Ma se non te l'aspetti è un casino. Secondo me Canfarotto farà steering tappata passo, drop a due passo e l'altro fa allora tappo 3. Morto. Vediamo se ha mantenuto la sedia. Non è proprio l'immagine del Magic bello. Drop a tre morto. Comunque, però ecco, sì, ha mantenuto i tre calici. La monopurga, tre silence, fulminator. Beh, ma in effetti, se ti aspetti tanti monored, se ti aspetti aura, perché comunque insomma ha tanti drop a uno. Se parti contro aura. Non che stai male da quel mazzo, cioè hai sette scartini, quattro Liliane. È il matchup che vorrei sempre beccare. Sì, quindi seguiremo Twin, ci chiedono dai ragazzi a casa. Seguiremo quindi Twin contro Azza, contro Joke. Io vado a vedere cosa devo fare nella mia vita, perché non sono in macchina mia. Vai. Vai. Arrivo subito. Sì, sì. Grazie dell'opportunità. Grazie a te Saverio. Salutiamo Saverio per Yggdrasil, yes for sure. Probabilmente dopo. One semifinal match and the final match. Now will be streamed match against Rinaldi against Canfarotta, UR Splinter Twin against Abzan. Quindi dicevamo, Matteo, la lista di Twin, the deck list of UR Twin of Rinaldi is quite common, a common list. I mean, nothing special. Maybe for 59 cards, because Rinaldi play one Blood Moon main deck. Ah, okay. Two Dispel, I see. Yes, for sure. Two Dispel, two Spellsmere, and two Cryptic Command. It's classic. There's nothing notable cards in the sideboard. Two Grim Lavamancer, one Rending Volley, Negate, two Pyroclasm. Maybe the cards that Rinaldi want in the second game are the two Blood Moon, Keranos, two copy of Keranos, and Jace, Architect of Foth. Jace, would you side Jace with Junk? For sure. Yeah. Because you need the advantage against the discarding spell is it's too much important. Have fuel. I think that Jace is really important in this matchup. Okay, and so have a look to the Canfarotta decklist. This is a conventional Junk or Absam, as you want. Yes, for sure, is a conventional Junk with two Tazigur, no Obliterator. Yeah. No. Ailman, Almiath, no with Obliterator. Okay. Listen. The main introduction or the key card of this deck is also Lingering Soul. What do you think? Is one of the best cards of the deck. I think that Lingering Souls is the really important card against Jund, and also is a nice card against Splinter Twin, because the match go long, and Lingering is a two spell in one card. Yeah, it can do advantage of board and also time, because you can cast in two different turns. So. Okay, and what else? I think it's a not particular card. 3 Decay, 4 Path to Exile, only 2 Scavenging Goose, and nothing notable cards in the sideboard against Were Twin. Maybe only one Celestial Purge against Blood Moon, and Fulminator Mages. I don't think that is really good card, but on the play maybe two or three can be sideboarded. And we you was talking about the Kudia Gianluca decklist that is playing a very another kind of white blue control deck. Yes, not similar with Biava. No, against who die Canfarotto. Yes. Okay. Yes, Canfarotta. Kudia dies by Canfarotta. And we can see something of his decklist. He plays 4 Wall of Omen, 3 Kitchen Finks, 3 Restoration Angel, 2 Snapcaster Mage. And 2 Captain. And 2 Captain, yeah. The Sun Titan, this is a very, very nice addiction. And Dragonlord Ojutai. Also 2 Vendilion.
for sure. So Force Pesner is the key card, I think, of this deck. And also with Sun Titan, we have the Tension Sphere. Okay, okay. Cause that's work, why. Because yeah. Work why. Really good with Sun Titan. And we don't play the new Jace. This is no, strange. I think that is not playing Jaces because Kudia think that four many drops isn't good in this deck. So cut the three command Ojutai's command, yeah, and take only three Kiriti command. So we don't have the other command. Why? Only three. Because it's four drops. Oh. So Kudia don't love it. This is an approach more of a mid-range deck than a control deck. Yes. And yes. So yeah, maybe is quite confident with some kind of deck like maybe aggro deck and I think can manage with kitchen things. You can win against easily against Zoo deck, the interaction with kitchen things and Restoration Angel, yeah, is really important. Yeah, sure. We can see that UV list play only two Snapcaster Mage, maybe Biaba play the full set. Now I check his deck list, because with Ojutai's command is a really only three without Bolt. I think that's three is the right number. Yeah maybe, yes, without Bolt. And Sun Titan is a good card, is a very strong card. Maybe 6/6 is too much. Yeah, it's too much, really. It's too much, and also he can... Dai ragazzi, vai, però ci sta a farlo un po' in inglese. Lo sto facendo anche un po' pensato, per non dire castronerie, dai. Ci sto un po' pensando e sto parlando anche piano. Non va bene, dai. Sì, sì. Sì, we can have a try. Dunque, tornando in italiano... Gioca 4 Mystic Gate Kudia, comunque. Ah, 4 Mystic Gate... Poi la scelta è che io 4 Mystic Gate e 4 Ghost Quarter. I Ghost Quarter mi piacciono un sacco. Sì, sono perché, forti. Ok, sono colorless, però workano benissimo con le terre con Infect, le terre di Affinity. E soprattutto non richiedono l'altro mana per essere tappati. Mentre i 4 mistici sono tanti, forse. Mi diceva, cioè, almeno secondo me. Mi diceva Riccardo sì. Biava, e penso sia un po' lo stesso che vale anche per la lista di Kudia, che gli UV non stanno, uno dei matchup peggiori che hanno è proprio contro BG Based. No, BG Based se la giocano sì, sì. Più o meno se la giocano contro Trono, hanno diversi no, certo, problemi, certo. Perché contro Trono comunque hai difficoltà anche a impostare una partita post side, nel senso che non hanno troppa aggressività, lasciano troppo tempo. Beh, tu pensa che qualsiasi mazzo control vuole fare le terre, no? Certo. Tu quando fai tre terre ne hai poche, l'altro quando fa tre terre ha sette mana. Insomma, non è proprio la migliore delle vite. Certo. Poi soprattutto quando fanno spell, però volevo dire che fanno questo, cose quando entrano. Cioè. Però volevo dire, comunque questo mi sembra un po' meglio posizionato di quello di Biava, perché ha qualche credito in più, un po' più di aggressività. Per esempio Biava, credo le vendiglio non le giochi di main. Gioca soltanto 3 di side. Di main vuole proprio impostare il matchup sulla lunga. Cioè fa niente se mi butti al cimitero i miei threads, io li rimetto in gioco di Ojutai Command, sì. E poi quando pesco nuovi il Jace mio capitano gioca? Ci vinco. Ne gioca 3. 3 nuovi Jace. Sì. Ne gioca 3 già da un po'. Comunque è una lista da valutare, perché gioca 3 Wall of Omen e 3 Jace. È una lista da valutare perché è una lista control, è una lista magari faticosa da giocare, ma dopo un po' di abitudine è capace che si riesce a gestire abbastanza bene, anche perché le cose che fai sono a volte tecniche, cioè sono delle scelte che devi fare, però sono recursive, quindi non è proprio... Io l'ho visto sempre giocare comunque anche prima da vicino, non so se si è notato poi così tanto sotto la telecamera. Però l'importante, cioè
gioca pulito, le terre che tappa sono sempre quelle giuste, cioè non fa mai sbavature di quel tipo, si vede che ha molta confidenza col mazzo. Beh, lo È gioca. Vabbè, tantissimo che lo gioca, certo. soprattutto come sai, Biava è un giocatore di controllo in tutti i formati. Legacy per tanto tempo si è un pochettino fissato. Ti ricordi, lui c'aveva questa sorta di Biavas Sì, Miracle certo. con alcune carte, insomma, alcune scelte Le particolari biavo a come il carte. Crogiolo, come... E poi questa logica se l'è riportata anche facendo qualche risultato, però devo ammettere meno. Meno di quando giocava a Miracle più puro, con questa lista OV che ricorda abbastanza questa, Vero? e quindi La cosa che me lo probabilmente ricorda di più sono le tre Vendilion di side, perché sì. anche Peccato in Legacy si giocano tre non ci siano i Vendilion di side. Flusterstorm, lo stesso numero di Ieri un Flusterstorm. ragazzo, Matteo, il nostro amico Matteo, ci diceva che infatti in Modern vorrebbe vedere Flusterstorm. Non so Dai, perché, forse per, non so, suicidio personale, sì, non lo so. penso di sì. Però sì, avrebbe voluto vedere Comunque Flusterstorm. dicevo, questa lista da valutare soprattutto perché appunto è abbastanza ben posizionata contro i mazzi a base creatura, quindi Dove tra l'altro si sta spostando il formato, sì. cioè mazzi molto più veloci in grado di battere con una non facile, ma di giocarsela molto bene contro gli altri mazzi combo. Cioè, è un formato abbastanza pieno di combo in realtà. Chiamiamolo Sì, Affinity che è comunque da sempre combo pure quello, dai, devi un vincere entro il combo incredibile, quarto, quinto turno, sì, insomma, anche facendo quello comunque lo scelte. gestisci con il mazzo, con la lista attuale di Biava che ricordiamo che gioca praticamente 4 Verdict tra main e side, 3 più 1. e 2 Disenchant, 3 Stony Silence, La quarta Vendilion. Abbiamo detto 3 insomma Vendilion per parare le ne ha volanti. tante. E tra l'altro c'è una scelta particolare di Biava contro Barn e contro mazzi diciamo che producono tanto la Rushing Cleric. Sì, ne abbiamo parlato prima. Ah. Infatti, l'ha sedato anche con Jund. Prima voleva un drop a 2 per non saltare proprio il secondo turno, non avendo Remand e Mana Leak. Guadagna Sì. tempo, è molto figo con Ojutai Command, questo lo si Fighissimo, sa, sì. e soprattutto con Liliana, cioè tu puoi fare quello, Jace, e proteggere la tua bestia dal sacrificio della Liliana. Quindi boh, è interessante anche questo. Sì, Lui molto. aveva tolto ovviamente il Pact of Negation, Netherrow aveva tolto anche i Negate e il Dispel. Comunque rispondiamo anche a casa. Cosa ci chiedono? Dicono che vogliono Adamo anche, ma purtroppo se n'è andato, ragazzi. Comunque, Re Alucard, che sarà sicuramente uno dei giocatori di... Come si chiama il giochino che... dove c'è Alucard? Force of Will. Oh, Eccolo, Saverio, è tornato. è tornato? Save, ti vogliono. Savi, allora come sei Non so se messo? giocano. Ah, stavo pensando di. Sì, stanno pensando della Sono stanchezza, anche la molto stanchi. sentono anche Allora loro. fai così, Savi, Stanno invia un pensando di attimino il splittare pacco che io vado a addirittura. sentire. Però... C'è il pacco. Magari si abbassa. Cioè, meglio di nulla. No, beh, in realtà no, Pete, secondo me 3 Jason in una Ci shell sentirei pure un blu po', bianca insomma. è semplicemente un altro Meglio permanente farlo che meglio di figo che no. worka con Sì, Ojutai, bisogna sentire un ma che non attimo. avendo il Se rosso ci dovessero. stanno a Vabbè, giocare in ci 4 proviamo. pair. Soprattutto non avere Rise and Fall, Colagans che workano con il Vediamo, però, cimitero. Ui. se dovessero decidere di fermarsi, ci fermiamo. Certo. Quindi, beh, fate un altro po' di commenti Sì. sulla lista. Comunque, stavamo dicendo. No, niente, in realtà vi dico questa cosa, i ragazzi stanno della top 4 stanno pensando di splittare e probabilmente di andare a riposare. Quindi in quel caso... Impensabile per i nerd di qualche anno fa far spiccare e dormire sul giocare, Sai però. perché vogliono splittare e non giocare? Perché chi vince non vince la partita con Garfield. Essendo già stato fatto sabato questa cosa, che chi vinceva il main event Modern giocava contro Garfield, mi sa che senza questa gloria hanno deciso di... togliere completamente lo Chi è? sbattimento fino alla fine. Sì. Comunque sono stati molto contenti da casa del tuo stream. Davvero? Ti Io devo richiedevano. salutare. Dicevano che sei stato molto bravo come commentatore. Ma veramente? Certo. Beh, sono sulla busta paga di qualcuno. Comunque, Spellsnare, abbiamo già fatto vedere Biava 2 volte. Sicuramente potrebbe essere anche stato uno dei target più fighi perché gioca il mazzo forte. Cioè il mazzo particolare e lui è un giocatore forte. Però vabbè, volevamo dare visibilità anche agli altri due ragazzi. Alla fine Luca Rinaldi è un giocatore abbastanza conosciuto. Penso sia romano. Credo di sì. E boh, ha fatto un sacco di risultati molto fighi Ma con poi lui. quando fai una top 8 vuol dire che hai fatto delle scelte giuste durante tutto il torneo. Quindi,
si diventa anche Riccardo Piava, nel senso si diventa anche forti, si impara anche e si gioisce anche col tempo di magari di uno streaming, della visibilità, di un... Assolutamente. Anzi, tra l'altro, spoiler questa cosa, a breve uscirà un articolo, anzi dovrò lavorare su un articolo che uscirà su MTGQ, il secondo articolo di una serie di 4, dove spiego i motivi per il quale io penso che giocare live con gli amici sia molto più importante che giocare online. Questa cosa l'ho fatta, in realtà è una sorta di collaborazione con un mio amico che ormai è diventato un pro player assiduo, con Fabrizio Anteri, lo conoscerete sicuramente. Lui ha uscito, ormai è di moda, ha uscito un articolo che spiega i motivi per il quale è meglio giocare online. Allora io l'ho bacchettato dicendogli: dai, non diciamo sta cosa, portiamo sempre più gente agli eventi. Però è bello anche magari avere due articoli dove uno dice è meglio giocare online e l'altro contraddice l'altro. Quindi io prendo gli spunti dal suo e provo a contraddirlo un pochettino, dai, insomma. Sì, no, ma va bene. Tutto quello che mira a pensarsi come comunità, per me è fighissimo. Esatto. Tutto quello che mira a dire, bene, dove siamo, che facciamo, come possiamo migliorarci, tutto. Poi, il modo migliore per migliorarsi, secondo me, è ascoltare innanzitutto quello che ti dicono gli altri. Non io. Vabbè. Quindi bisogna trovare un gruppo di testing valido. Sì, per diventare forti sì. E soprattutto di cazzoni, cioè di gente che ti cazzia in una maniera infinita quando sbagli. Perché altrimenti se la cosa passa nel dimenticatoio, cioè dici vabbè ho sbagliato e non ci pensi, bisogna bacchettare invece. Una volta bacchettato la cosa ti frulla in testa e la volta dopo sono sicuro che tanto non la sbagli. Io penso che sia così. Sì, serve più che altro vi faccio un esempio. Un po' di tempo fa stavo giocando contro Piava a un torneo che dove ho perso malamente sempre subito. Cos'era, Legacy? No, era Modern. Ok. Io gioco... Ho il faro, tappa pesca 2, scarta 2. Scusa, pesco scarta. Pesco scarta. È un fulmine e faccio fulmine e dopo pesco scarto. Al che mi hanno subito aggredito, mi hanno detto: ah, che fai? Prima devi pescare e scartare, poi cambi strategia oppure tutte cose. Io lì per lì ho detto sì, non pensando. Poi mi è venuto in mente perché ho fatto prima fulmine e poi. Okay. Fulmine era la mia strategia principale, quindi veramente volevo tantissimo farlo entrare. Se io prima facevo pesco scarto e poi fulmine, l'avversario si trovava un fulmine con me con man-out. Sì, ragazzi, okay. Comunque scusate l'interruzione. I giocatori, allora, la situazione è questa qua, che tre dei quattro giocatori erano molto molto stanchi, Riccardo e i due romani. Tra l'altro i due romani devono rientrare in casa, insomma, okay, stasera stessa. Vedo. E quindi hanno detto giocare tanto per la gloria ci fa piacere, insomma, però e quindi hanno deciso di fermarsi oltre che aspettare, insomma. Sì. Quindi, diciamo, il ragazzo invece, quello straniero, è d'accordo ovviamente, no? Beh sì, alla fine pure lui lo straniero, alla fine ha viso pallido Pejanovic, no? Sì. Pejanovic ha deciso sì di pure lui, insomma, di starci. Quindi a questo punto purtroppo ci fermiamo qua e... cioè noi esultiamo, in realtà è un peccato, sì, perché abbiamo potuto vedere, è tristissimo vedere... perché non possiamo vedere lo streaming, c'è del da dire, Pauper, c'è da dire ragazzi che noi sono veramente non ci piace lamentarci, sapete che seguiamo tantissimi eventi tra MKM, abbiamo seguito un po' tutto il miglior panorama. Abbiamo seguito e seguiremo. Però, e seguiremo. Però ecco, questi due giorni ci hanno messo veramente a dura prova, perché abbiamo lavorato dalle 2 di pomeriggio fino alle 2 e mezza tutti i giorni. Sembriamo cadaveri. Sembro ancora, guarda le occhiaie. Quindi prenderci qualche oretta di sonno. No, ci credo. Però è stato comunque bello stare qua. Grazie Save. Grazie a voi ragazzi, io è me ne vado. Non vi dico di continuare a seguire gli streaming, giocare a Magic, seguire la comunità. È una figata. Guarda, io però non vorrei spegnere, cioè vorrei fare almeno un altro game. Siamo in 91 più o meno. Aggiornate la pagina e ditemi quanto 90, siamo. 90. Ah, ok, siamo 91. Mi dispiace un sacco che ne ho 91 persone. Ma io avevo votato il Pauper, però in effetti non ho detto. Tu hai un Pauper? Certo. Facciamo una partita Pauper io e te. No. E la streamiamo. Sarebbe terrificante. Ma un'intervista a Biava. Però si fa un'intervista a Biava! La seconda intervista. E due, la seconda?
Sì, perché ti voglio, a sto giro invece ti vogliamo cazziare perché non giocate. Adesso è un momento fate i finti stanchi e non giocate. No, vabbè, gli altri vogliono tornare giustamente a Roma e sono 4 ore quasi. No, no, beh, capisci. Sì, sono 4 ore. Lo straniero non so da dove è venuto, forse dall'Indonesia. Cioè, tra riapre 3 giorni a casa. Io se vado dalla mia ragazza faccio anche più contenta e insomma, già che gli ho fregata che carica batterie e a casa senza poter caricare il cellulare perché... L'hai fatto apposta perché non volevi rompersi le balle, direi. No, in realtà no, poverina, anzi. Quindi sento anche un po' colpa. Quindi e basta. Anche Riccardo Biava ha la fidanzata, quindi solo Roberto Sartini non ha la fidanzata. Visto, davvero, brutte storie. Brutte storie. Saverio Adamo intervista Biava, va bene, per me va bene. Io l'ho già fatto. Ma veramente? Prego. Ma perché chi è che vi dà gli input? Dei debosciati. Dei debosciati che su Twitch. Cioè, ma Saverio Adamo intervista Biava non è una cosa che non ha senso, visto che nel senso usciamo insieme, lo raccattiamo che. Vabbè, lasciamo stare, che se no sono cose sue. Comunque, no, beh, devo sapere una cosa. No, una cosa seria. I drop a 4 nel tuo mazzo? Pochi. No, sono tanti. Sono tanti. E per quanto riguarda il tuo avversario, cosa pensi della scelta di giocare di 1-3? Gli auguri di Bolas invece magari di un più canonico Jace Prodigio di Mir. Boh, sai, sono diversi in realtà, non lo so, io non ho guardato molto le liste di Grixis e Jace mi pare straforte, onestamente. Non so se lo sostituirei con Augur e Bolas, che è una carta che fa un buon vantaggio, ma che troverei più indicato come si giocava in UV, perché comunque con Restoration Angel fa le porcate. Io infatti avevo pensato che nel tuo mazzo potevo sostituire i muri. Però il discorso è che giocando ora sono 3, 6, no, sono tanti spell, cioè sono tante creature. E Auguro Bola spendi instant o sorcery. E quindi non ti fa pescare una carta, è differente. Cioè io le creature devo pescare, non devo pescare gli spell. Se non pesco le terre sono lì che bestemmio. Come vorresti pescare? Quindi no, però a me sono piaciuti, sono carini come drop a 2, a me non dispiace, mi sono sempre piaciuti. Poi ora non so che probabilità ha di hittare un pezzo, cioè di prendere Instant of Sorcery, non so quante ne giocava il mio avversario, però alta, ha fatto il conto alta 28 Instant of Sorcery. Beh, quindi insomma ci sta di hittare un pezzo su tre carte molto spesso, insomma è vero che non ti dà una sicurezza, perché comunque ci saranno delle partite in cui ti guardi le prime tre carte, non prendi niente, hai fatto un 1-3 a costo 2, non so, boh, però diciamo Topotto l'ha fatta, quindi evidentemente proprio schifo il mazzo non faceva. No, ma infatti era una scelta, era un ottimo scelta pensabile, sì, scelta sì. Che attualmente ha fatto qualcosa. Il discorso è che quel mazzo, cioè Grixis in generale, Grixis Control con Jace senza Jace, da UV Control come gioco io, non ha un matchup, cioè ecco, può fare le varie fa cose, ma alla fine cioè deve veramente incastrare tutte le carte molto bene per riuscire l'abbiamo a portare visto. La partita dalla sua parte. L'abbiamo visto un po' indietro. Il late game del mio mazzo è imbarazzante rispetto a quei mazzi lì. Fa il bello e il cattivo tempo, fai quello che vuoi. Tiri gli spell un po' a casaccio, va bene uguale. È quello. Sì. Però... E invece sui drop a 4 sono tanti. Cioè Restoration Angel. Però non li scartano di Inquisition o Kozilek. Quindi ti fanno cose, te ci sei solo drop a 4 e dici che scatti, niente. Ho capito, ma quello fa fake. Però durante il torneo, a parte, avrei trovato dei mazzi aggressivi. Sì, è vero, ci sono tanti drop a 4, però i drop a 4 che sono? Supreme Verdict sono 3. Che se si mazza aggressivo, comunque, ok, ho un bel drop a 4, ma al quarto turno, cioè, ciao. No. Sì. Se è stato coadiuvato magari nei primi turni da un Jace che è morto, a un Jace che ha ciampato, un muro che ha pescato e ha ciampato, un patto exile, uno snackcaster che può essere stato anche giocato così alla cazzo per aver ciampato. Che tante volte può anche capitare che tu fai un tuo snackcaster mage per ciampare un turno. Poi in certe situazioni offri anche un trade,
E loro ti ci sprecano il botto. A volte se ti va super lusso un patto exile, certo, un caso limite, non lo dovrebbe fare quasi nessuno, però può anche capitare. E poi gli altri sono counter. Il tuo opponent era un po' abbacchiato dopo il, quando sei andato a fare la pipì dopo il G1, perché pensava giocassi una sola Sphinx Revelation e che tu l'avessi top deckata il turno in cui lui si è tappato out. Questo è una cosa che si è, alla quale si è lasciato andare. In realtà ne giochi due. Ne gioco due e lì non mi ricordo neanche obiettivamente come è andata la partita. Però quella Sphinx, per quanto buona, era necessaria. Vabbè, nel senso, hai pescato anche non troppo bene con la prima Sphinx, sì, se si può dire. Hai usato tre terre, una spell che non era, non era pressione, no, era tipo un Wall of Omen. Sì, però comunque sia, sì, insomma, secondo me lì la partita era già, nel momento in cui sei a 27 contro un mazzo che ti ammazza di 4 danni a turno, sì, fa le recursion di che cosa? Colagan's Command, Into qualcosa, sì, ok, Tazigul gli ci vuole 4 mana per attivarsi e io ancora ho ancora giocato 0 patto exile. Nel momento in cui lui fa il Colagan Command, sono d'accordo, ma il top deck Massimo, è tiro fuori uno Snackcaster che rianimo, che va su Jace Command, che fa rianimo Jace e pesco, cioè è già che la partita ha fatto 3 per 1 una carta. E sì, quindi lui sta nel, lì nel matchup sembrava veramente veramente sempre avanti, sempre benché avanti. Non sia partendo male la prima, e anche sì, valigando la seconda è andato bene, però si sta un po' avanti, cioè, sì, ma che poi il fatto che di, della split card abbia trovato due terre non mi abbia scartato niente, sì, ha influito però sull'economia della partita, vuoi il maligan a 5, vuoi il resto, anche se mi scartava due spell non cambia niente la seconda partita. Se quindi basta vedere, mi chiedono anche perché la scelta di giocare solo 3 Jace invece di 4. Va, perché sostanzialmente penso di volere un mix di 6 drop a 2 statici di mostri che sono Muri e Jace. Cioè, inizialmente avevo provato con solo 4 Jace, senza Muri, senza Wall of Omens. Poi però avevo notato che Jace non è sempre il drop a 2 che vuoi fare, e contro tanti mazzi vuoi un drop a 2 un po' più solido, che può essere che Wall of Omens è abbastanza solido contro tutti, più perché solido di il suo 0-4. Fa uno 0-4 di secondo che si pesca una carta, sfiga, male male, se muore ha cantrippato, pazienza. Contro Affinity ne togli qualcuno? Non bloccano niente, cantrippano e basta. No, penso che Wall of Omens non li leggo. Non li togli mai contro nessun mazzo? No, no, li tolgo contro alcuni mazzi, ne tolgo uno, ne tolgo due, poi saldo side un po' diverso anche una partita dall'altra, quindi non sempre la sideata è, diciamo, precisa e obbligata. Poi dipende anche cosa pensi che side in il tuo avversario, perché se credi che giochi Blood Moon in certi matchup piuttosto che no. E poi obiettivamente sai di tanto anche diverso rispetto a, cioè dipende da chi trovi davanti. Se vedi che è un giocatore capace, allora sai di magari anche in modo tale da sopperire a certe giocate, mentre se vedi che è un giocatore magari più scarso, sai che a meno che non gli fai risolvere quelle due o tre spell chiave, poi sostanzialmente la partita in qualche modo te la porti a casa, insomma. E ovviamente quando giochi contro uno più scarso cerchi sempre di non morire dalle carte che ti fanno proprio morire, certo. I micro vantaggi te li costruisci man mano che giochi da un turno all'altro, che poi prima o poi magari lui fa un errore e quell'errore poi lo paga. Sta iniziando a piovere. Ha iniziato a piovere. Stupendo. Spettatori bagnati, spettatori fortunati. La classica cazzata di quest'ora. Bene, io direi che sono le 10 comunque, cioè non è tardi, raga. No, non è tardi. Io allora, ma insomma, io ci sentirei andare a casa alle 10. Vero? Ma non so, Bubu ormai sta qui tutta la sera, si è divertito, sta bene. No, in realtà da casa ci chiedevano almeno una partita in Pauper, però vabbè, te non hai voglia, sai. No, io devo andare a casa, allora, cioè c'ho da fare, casa, sono in ferie. Sono qui a spammare perché ci sento un drago. Però possiamo dire che il più stronzo di tutti è Blasi, che ha fatto il Pauper, ha fatto tre perse, non è venuto mai a salutarci e non vuole giocare Pauper con me adesso in streaming. È davvero un cane. Sono venuto due volte e ci è anche, anche piaciuto. Omosessualità qui dentro alla grande, Ve l'ho già detto che ieri ci hanno non bannato ma ci hanno consigliato ad un pubblico adulto. Cioè bisogna, bisogna mettere la password per forza vedere. Sono tutti a parlare di froci, cazzo e mazzi sulla chat soprattutto.
Save niente casa, vogliamo Pauper, ci dice Monster Rick. Voglio vedere Saverio giocare. Ah, allora. Va, la... no, Yaddo chiede le birre. Le birre innumerevoli. Ma Yaddo che sta facendo? Che invece di venire qui al torneo scrive in chat. Yaddo alle 10 di sera, che minchia fai se non. Sarà... Ma fermi, c'era. Farà finta di stare su un binario della ferrovia. Fermi. C'era uno, muro lo togli negli stessi matchup. Il modder lo hanno splittato, quindi nessuno lo ha vinto in pratica. Sì, come hanno splittato? Ah sì, abbiamo deciso che vinco io per la gloria. Il Pauper. Tanto gli altri. Anche il Pauper. No, il Pauper no. Ha vinto anche il Pauper. Il ragazzo della Kamchatka. Bravo campione. C'è un torneo di briscola. Della Kamchatka è partito. È partito? È partito, se ne è tornato. Forse davvero fra 3 giorni torna a casa. Però. Poi per il suo mazzo forte, no? Giocava Scred, quello mono rosso Scred. Madonna, ragazzi. E infatti abbiamo pensato che l'unico modo che tu avessi per perdere quella partita era che partisse lui e di secondo con scimmia ti facesse Blood Moon su un tuo colonnato tappato. Questo era l'unico modo in che realtà, avevamo pensato. Due domeniche fa io ho giocato contro Biava, gli ho fatto Blood Moon e quel mazzo, essendo bicolor, non avendo splash di sorta, non è che autoperde da Bladmo. Certo non è felice. È stata bruciata addirittura la lista di Scred, che tanto dice non era. Eccola. È l'unico che ha scritto, infatti si vede che è un posto piccolino. Su un foglio A5 appiccicato sul foglio A4. Mostri, Bene, ora forse Riccardo Biava andrà a leggervi la lista. No, ragazzi, vi prego, no, a parte che in inglese sono cioè, nel senso, non lo so pronunciare bene, mi vergogno. Cot of the Hammer. Vi dico solo Cot of the Hammer. 4. Strom, no, 3. Poi ci 4. Sono 2 Stormbreath Dragon. Cazzo, contro Patto Exile quelli però sono forti, Come lo blocchi? Faccio un Jutai, lui mi fa questo, mi vengo a mettere al culo. Allora, è demonio questo! Boros Reckoner! Monoper però, da sculare. Monoper. Capo mazzo. Ma c'è Blasphemous. Capo. Vabbè, Thunderbreak Regent ci sta. Chandra Pyromaster, una. Una, sono le monocarte da sculare. Scrying Sheets, che è? È la terra che l'attivi a costo 5, se non erro. Se la carta in cima ne va. Neve in mano. Ok, poi ci sono le carte neve del mazzo sono le terre, qui sono è gli Scred. Ah, basta, sono neanche terre. Sono sì, le terre. Beh, 4 Scred, 4 Bolt, 4 Relic of Progenitus. 3 Questa non è tua amica, No, infatti. 3 Pirite Spellbomb, avevo letto pinze, Non ci credo, 3 Spellbomb. Sì. Come il mio mazzo Pauper, ragazzi. Madonna, ragazzi, 3 Blood Moon, 3 Scimmie Spirito Guida. Un Hunger of the Gods, 2 Volcanic Fallout, un Pyroclasm. Come lo vinci questo mazzo? Boh, non so in realtà se ci vinco mica sto mazzo. Boh, lasciamo stare. Tappo 5 Drago. Tappo 5 Drago? Cioè, in realtà, Oddio. Boh. Lo counter, probabilmente. Nel senso, 4, no, cioè, veramente, cioè, deve fare Blood Moon. Cioè, se non fa Blood Moon... Le altre cose sono belle, ma insomma i suoi draghi costano però 5. Per quanto riguarda i micro vantaggi, lui ha con la Spellbomb, con i danni per il permanente neve, con la posizione. Con la Spellbomb che vantaggio fa? Ti fa danno. E che bel vantaggio. Cioè, anche Fulmine allora fa vantaggio. Beh, ma Fulmine non gioca le Spellbomb. C'è una sede Fulmine. Fulmine è la miglior carta che fa meno uno sulla mano, è bellissima. E infatti Garfield ci ha insegnato come giocarla. Tappo 1, sorcery, fulmini all'altro passo. No, ora questo ve lo dovete imparare perché si dice in un solo modo quando fai tappo un rosso o fulmine in da face. Questo è uno sketch, no, lasciate stare. Poi vabbè, il nostro amico Belmiccione. Dragon's Claw Inside per il mirror. Perché cioè mirror, infiniti mirror. Per non morire da vulcani fallati. No, vabbè, però insomma, contro mono rosso. Non è un matchup dove stai 100-0, magari ecco, non lo soffri. Ha battuto 2-0 easy Splinter Twin al nostro future match, tra l'altro. 2 Spellskite, un Batteskull, 2 Rending Volley, 2 Smash to Smithereens, 1 Shatterstorm, un'altra Hunger of the Gods, 2 Molten Rent e un Guttular Response addirittura. Gli mancava solo mettesse Vexin Sasher. Bellissimo. Sasher.
Che ma è legale in modo che la carta è il 2-2 a costo 2 rossi o verdi che a costo 1 rende incounterabile una spell. Ma è legale in modo? Sì, sì. Perché non la gioca nessuno? Ma la gioca solo Pecorone quella carta lì. Pecorone non fa testa. E per giocare dei 15-15 che costano almeno 20. Ma tanto candelabro! Volevo vedere se ci avevamo dato un nome al mazzo. Comunque noi abbiamo capito una cosa dalla lista di Biave, dalla lista di questo vietnamita, che le carte bisogna giocare in 3 per pescare, cioè gioca tutte 3 per. Le 4 per non ci piacciono. Anche le terze, se giochi 3 terze base, 24 di solito. No, è incredibile. Non funziona. 4 per niente, solo 4 fulmine e 4 sky, i botti da 1 4. Vai, quelli 4. Must. Da giocare sorcery. Da giocare sorcery, abbiamo deciso. Ovviamente. Bene. Detta questa, io vi saluto perché me ne vado. Riccardo ci lascia. Va a casa, mi lascio anch'io. È arrivato anche Blasi, quindi Blasi, vi lascio a Blasi. Vedere una parità. Siamo a posto. Oh, bravi, Blasi, giocate a voi. Ha succhiato. E vince Blasi, bravo campione. E non mi ha avvisato, grazie. No, ho preso un panino di lì. Non ti puoi avvisarmi? Mi ha chiesto se prendiamo le pizze a dito. Aspetta, di avvisarmi quando succede. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ciao Ricky. Continuate a seguire lo streaming di MTGQ, mi raccomando, che c'è Bubu, va troppo spaccare la vita. Anche perché, bravo campione. Anche perché finiremo anche la pizza tra qualche minuto. Sì, vabbè, anche domani immagino che ci siate. È no? Chiaro, è chiaro. Tu giochi domani il vintage? Domani vedo se riesco a montare il vintage, sarebbe una un bel ritorno. Io ti do un consiglio: mono rosso Scred. In vintage, sì. Terra Mox rosso Scred. Scred. Non male. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, Blasi è abbacchiatissimo. E rispammeremo poi su MTG. Ciao Saverio. Rispammeremo poi su MTGQ nel caso in cui. Ciao Ricky. Nel caso in cui avesse voglia di fare questa agoniata partita. Ora io vi saluto. In realtà vi do anche la buonanotte. E poi lascio questa postilla, ragazzi. Ci vediamo domani per il main event vintage. Non ricordo in realtà che 6 event ci saranno. Vi ringrazio per l'ascolto, eravamo 90 fino a pochissimo tempo fa. Grazie anche a Saverio e a Riccardo che hanno dato un po' di ilarità a questo momento. Salutiamo. Saluta Massi, dai. Sì, salutiamo tutti gli amici a casa. Purtroppo, appunto. Beh, non si può vedere del bel Magic, peccato. Sì, peccato, peccato. No, parlavo del mio Pauper, ovviamente. Ah. E dai, ci vediamo domani, ragazzi, sempre. Carichi sempre credo verso le 3, prima, penso. Forse anche prima, perché domani c'è vintage e quindi potrebbe darsi che. E vi ricordiamo che alle 18:30 circa, forse un po' prima, intervista a Garfield. Ah, sì. Ricordatevi di mandare sulla chat oppure su Facebook MTGQ le domande che volete fare a Garfield. Non dimenticatevele. Ora io vi do la buonanotte, mi alzo, vado da Blasi che secondo me ha fame. E gli farò compagnia. Esatto, infatti mi hai anche insultato perché io ho preso dei panini mentre guardavo e commentavo, lui invece si grattava il sottopalla. Sì, decisamente. E niente, un saluto a tutti. Ricordo ancora un saluto agli amici del labirinto, così almeno faccio più 5.